Salve a tutti, ciao, sono Francesco. Claudio, come già aveva annunciato Franco, appunto non c'è e di conseguenza diamo via la trasmissione senza la sua presenza. E Claudio dovrebbe essere in trasmissione giovedì prossimo, di conseguenza ci porterà le novità, le cose che ha elaborato, le ulteriori informazioni, i commenti e così potremo ripartire con le trasmissioni a due. Per il momento ci sono solo io e come sempre andrò a braccio libero. E per quanto riguarda, cioè parlerò a braccio e di conseguenza gli interventi saranno abbastanza eterogenei, non fissati su un solo argomento. Io non sono così bravo come Claudio di preparare le cose e di conseguenza improvviso. Bene, prima di tutto voglio ricordare alcune cose che sono molto importanti. Allora, prima di tutto voglio ricordare che il 23 luglio, che è martedì, ci sarà il 20° incontro di dibattito, discussione di stregoneria marostica. L'incontro appunto è il 20° dell'ultimo del ciclo. Il ciclo è cominciato il 1° gennaio, il gennaio del 2001 ed è proseguito regolarmente da allora fino a luglio. Il tema del dibattito di martedì sera appunto è l'arte del sognare. Perché chi è interessato a avere qualche informazione sulle nostre mailing list in internet trovate tutto in abbondanza, che vi dà tutta quanta un'informazione delle coordinate su quale sarà la tematica relativa appunto a questo incontro e per chi vuole approfondire appunto avrà la possibilità di fare delle domande anche a tema. Allora, l'appuntamento è a Marostica, 23 luglio, martedì, dalle 20 e un quarto alle 20:45 in via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, davanti dove c'era la sede di Radio Gamma 5, l'ex sede anche di Elementare Regionale Veneta. Ci troviamo lì appunto in quell'orario e poi si va sul luogo della riunione, nel luogo dell'incontro. Ripeto, questo è l'ultimo incontro relativo appunto all'incontro sì, di stregoneria. Dopodiché si proseguirà con altre attività e con altre informazioni, con altre organizzazioni di lavoro e di tematiche sempre pagane. E voglio ricordare che dopo del 20 è previsto l'organizzazione della famosa marcia pagana sull'altopiano di Asiago, che è un rituale privato e che è legato alla manifestazione dei sentimenti delle persone. Perciò chi vuole partecipare deve munirsi della nostra sensibilità, del fatto di concepire che il rito è fatto con la sensibilità delle persone, perciò di conseguenza si deve inserire in questo e deve manifestare dei sentimenti. Ed è appunto un rituale che per chi vuole partecipare è meglio che ci sentiamo, ci siamo contattati, ci possiamo parlare prima assieme e dopo appunto potrete partecipare a questo. Questo lo facciamo perché noi vogliamo proteggere tutto l'animo delle persone, la loro intenzione, la loro emotività e appunto di conseguenza è giusto che le persone che vogliono fare questo siano protette da disturbatori e da altre cose, anche perché gli inquisitori, come sapete, sono sempre al lavoro e gli inquisitori sono sempre alla caccia di persone da poter perseguire e da poter condannare. Dato che il monoteismo, che ripete gli insegnamenti criminali di Gesù Cristo, non si pone altro scopo che quello di annientare le persone e di impedire di manifestare la loro dimensione religiosa e di manifestare la loro religiosità. Perciò, appunto, chi vuole partecipare al rituale di Asiago è meglio che si faccia vivo prima. Comunque, più vicino nel tempo, appunto, c'è questo incontro di Marostica il 23 luglio, martedì, appuntamento dalle 20:15 alle 20:45 sull'arte del sognare. Poi è in programma un fuoco, un solstizio, cioè un fuoco per l'equinozio d'autunno il 21 di settembre, comunque ce ne sarà tempo di parlare. Allora, partendo dalla trasmissione, possiamo dire una cosa. Come tutti stanno osservando a livello mondiale, una delle tematiche che maggiormente si stanno impostando, stanno venendo avanti, si stanno affermando, è il dibattito sui concetti di libertà religiosa e di libertà di religione e soprattutto di religioni che sfuggano alla criminalità del monoteismo. Torniamo a ripeterlo. Noi combattiamo principalmente il monoteismo di origine cattolica che esiste in Italia, ma è perché è la versione del monoteismo che si è affermata, che ha avuto successo e che più danni ha fatto in Italia. Ma il lavoro di tutti i pagani è quello di creare una dimensione religiosa che vada fuori da tutti gli schematismi del monoteismo. E il monoteismo, lo sapete, sono le tre grandi religioni che pretendono di avere una rivelazione. Noi sappiamo che ogni rivelazione fatta in quella maniera è falsa, è una menzogna. Allora, proseguendo in questo tema, diciamo appunto che i monoteismi sono pericolosi. I monoteismi rappresentano sempre la distruzione di ogni cultura.
e i monoteismi appunto a livello sia ebraico sia islamico, sia cattolico sia cristiano sono i monoteismi che veramente cominciano a pesare sulla cultura dell'intero pianeta, dell'intera umanità. Soltanto se saremo capaci di liberarci da questo fardello pesante, da questa zavorra, da questa pietra al piede che ci impedisce di muoversi, riusciremo a realizzare la libertà delle persone. Il paganesimo non è una versione del monoteismo riciclata, rifatta o che ha cambiato soltanto nome. Il paganesimo è totalmente altro ed è totalmente diverso. Certo, noi abbiamo sempre detto da questi microfoni che il dibattito religioso, il dibattito sulla religione, delle differenze tra il monoteismo e il politeismo, il paganesimo, sarà sempre il dibattito del futuro. Sarà l'argomento in cui ci si dovrà scontrare, in cui si dovrà confrontare e in cui si dovrà anche battagliare, perché logicamente i monoteisti non sono disposti a rinunciare al gregge da macellare. E chi non vuole entrare nel gregge, chi non si sente nel gregge e chi non è parte del gregge dovrà combattere per mantenere la propria libertà, la propria indipendenza, la propria capacità di scegliere, di fare, di agire. Il paganesimo non chiede alle persone di rifarsi a un culto di qualche divinità. Il paganesimo chiede soltanto alle persone che siano libere e che costruiscano la loro esistenza. Fuori di questo noi non chiediamo altro, non chiediamo di venerare Giove o Zeus o di venerare Pan. È meglio farlo, certo, Giove è decisamente meglio e non è neanche paragonabile con quella schifezza di divinità che il monoteismo ci propone, però logicamente appartiene alla sensibilità delle persone che si riconoscono in Zeus o in Giove il fatto di sceglierle. Il paganesimo non ha delle divinità statiche che appartengono al passato, che sono modelli che devono essere ripetuti. Esiste sempre la possibilità che nuove divinità vengono avanti, e se le divinità vengono avanti con le gambe degli uomini, con la capacità degli individui, delle persone, dei singoli, con la capacità dei popoli di mantenere fedeli alla propria natura, alla propria indipendenza, alla propria capacità, al proprio ambiente. Non per niente nel paganesimo esiste il concetto del genio del luogo. Il genio del luogo è un qualcosa che è diverso da altri luoghi. Il genio del luogo è qualcosa di specifico per quel luogo, è qualcosa che va a informare, che va a indirizzare, che va a mantenere delle distanze, delle differenze e va a creare dei legami. Ma i legami non devono essere intesi come la sottomissione che il monoteismo impone. I legami sono quelli dati dalla vita. Noi tutti abbiamo dei legami che sono legati alla nostra dimensione culturale, legati alla nostra dimensione biologica, e questi legami non possono essere negati, non possono essere cancellati. Non si può fare un'affermazione di negazione, perché da queste condizioni noi non possiamo uscire, noi non possiamo lasciare. E queste condizioni sono le condizioni che ci permettono di vivere, perciò allora il nostro attaccamento ai luoghi, al genio del luogo, è anche un ricordare che non siamo tutti uguali, che non siamo una massa di pecore, che siamo individui, che siamo soggetti, che siamo persone che possono disporre di questo. E come ogni persona ha la capacità di riconnettersi a un genio del luogo, significa che ogni persona è divina e che ogni persona ha la capacità di farlo. E riconnettersi a un genio del luogo non significa prendere un testo sacro, farlo proprio, memorizzarlo, ripeterlo. Non significa ripetere 10 comandamenti, non significa ripetere altre cazzate, significa soltanto aprire gli occhi. Significa guardare il mondo, osservare il mondo, e significa anche toccarlo, percepirlo, viverlo, entrare in contatto con il mondo. Significa che la dimensione del nostro contatto con il mondo è sempre una dimensione di contatto materiale. E torniamo sempre sul discorso della differenza sostanziale, della differenza abissale tra paganesimo e monoteismo. Il monoteismo, per il fatto solo di essere unico, è sempre criminale, cioè in quanto dice non esiste niente all'infuori e oltre questo uno. Noi sappiamo che l'uno è sempre falsità, è sempre negazione, è sempre una menzogna, è sempre un'affermazione falsa. Benissimo, noi diciamo che il mondo è molteplice, molteplice come sono tutte le persone che vivono su questo mondo, che vivono su questo pianeta. Di conseguenza non esiste qualcuno che non abbia una divinità. Ci possono essere popoli che hanno divinità che a noi non piacciono, culture che a noi non piacciono, ma sono sempre una manifestazione della loro capacità di intendere, di legarsi, di unirsi all'ambiente. Logicamente la cosa fondamentale è che queste persone, che noi tutti, sappiamo che il nostro modello di comportamento non diventa assoluto, che non deve valere per gli altri, non è un modello anche per gli altri.
è il nostro modello, è la nostra capacità ed è la nostra volontà. Di conseguenza noi agiamo sempre per il nostro piacere, sempre per le cose che ci piacciono, per le cose che sappiamo fare o che vogliamo fare. Ma questo vale per noi, non vale per gli altri, non diventa imposizione, non diventa obbligo, non diventa canone, non diventa comandamento. Tutto quello che facciamo lo facciamo perché noi percorriamo le vie della conoscenza, le vie della ricerca, le vie dell'informazione, le vie della formazione. Ma è la nostra via la formazione, è la nostra via la realizzazione, è il nostro viale, la via verso il risveglio, verso la comprensione, verso l'osservare il mondo. Ma noi sappiamo che l'osservare il mondo è il nostro osservare il mondo. Ma noi sappiamo anche che mentre percorriamo queste vie, il mondo ci osserva, il mondo agisce con noi. Noi siamo osservati, non siamo soltanto noi che possediamo la capacità di vedere, di percepire, di sentire. Tutte le cose che ci sono intorno a noi hanno questa capacità di percepire, di sentire. E noi non siamo gli unici che agiscono verso l'esterno. Anche l'esterno agisce verso di noi e di conseguenza quando noi compiamo qualche azione dobbiamo essere consci e responsabili del nostro agire, del nostro modo di fare, del nostro modo di rapportarci con la realtà, con il mondo, con l'ambiente. Noi quando agiamo, agiamo in una realtà fisica e questa realtà fisica agisce su di noi e reagisce con noi. Di conseguenza, quello che noi dobbiamo fare è sempre comprendere la volontà delle cose che ci sono attorno a noi, degli animali, degli spiriti, delle divinità, dei demoni che sono intorno a noi, delle ninfe, dei satiri, perché con questa volontà noi possiamo vivere, con questa volontà noi possiamo vivere anche meglio, possiamo anche comprendere la nostra dimensione divina. E ora dicevamo appunto che la nostra capacità deve essere sempre la capacità di essere in contatto con tutto, nell'osservare le cose. Ma il paganesimo chiederà alle persone di staccarsi dalla realtà, di staccarsi dal mondo sensibile, perché il mondo sensibile è l'unico mondo in cui il nostro corpo può agire. Possono esistere altri ambiti, altri livelli, altri piani. E ad esempio il sogno rappresenta anche questo. Logicamente qui mi riconnetto al discorso appunto della conferenza del 23 che terrà Claudio Amarostica sull'arte del sognare. Ma logicamente il sogno è una possibilità, è una scelta che alcune persone possono fare. Questo dipende anche dalla fortuna, dipende dalle circostanze, dipende sempre dall'informazione che si è avuta, dalla possibilità che si è avuta. Intendo come circostanze e possibilità, non come un qualcosa che un Dio ti ha obbligato, non come un percorso che qualcun altro ha disegnato, che qualcun altro ti ha imposto, che qualcun altro ti fa percorrere, perché la nostra vita non è un binario, la nostra vita non è un senso unico, la nostra vita è molteplice e noi prendiamo i binari, noi prendiamo dei percorsi, ma li prendiamo per scelta o per errore, li prendiamo perché non siamo capaci certe volte di comprendere le cose. È come di fronte a noi avessimo infiniti orari ferroviari e non sappiamo leggerli. L'errore dove sta? Nell'orario ferroviario o di chi non è capace di comprendere questo? Certo che se noi ci accorgiamo dei nostri errori, delle nostre mancanze, dei nostri difetti, possiamo migliorarlo. Ma nessuno verrà mai condannato in assoluto come il monoteismo perché ha sbagliato a leggere un orario ferroviario. Ne avrà delle conseguenze, pagherà per queste conseguenze, ma gli servirà a comprendere, a conoscere, gli permetterà di migliorarsi, gli permetterà di capire che se una persona non si dota degli strumenti culturali, degli strumenti esistenziali, sarà incapace di leggere la propria esistenza e il mondo che lo circonda. Di conseguenza è fondamentale, è essenziale che le persone abbiano le capacità per agire su questo mondo e in questo mondo. Ma devono anche essere consci che esistono infinite altre possibilità di agire e queste passano sempre tramite la materia. Una possibilità di agire su altri mondi è l'arte del sognare. Logicamente l'arte del sognare è una via che è più consona ad alcune persone in base alla loro sensibilità. Esistono anche altre arti, altre possibilità, altri percorsi, altri metodi. E io non starò qui ad elencarli tutti perché logicamente è inutile fare un'elencazione che non sia legata alla propria esperienza, alla propria capacità. Cioè, da quel paganesimo noi non vogliamo fare teoria, non vogliamo fare ricerca, non vogliamo fare accademia, noi vogliamo fare qualcosa che è fondamentale, cioè costruire la nostra esistenza, comprendere la dimensione della nostra esistenza. Non vogliamo essere un qualcosa
che ripete un insegnamento di altri. Noi vogliamo ripetere il nostro insegnamento, vogliamo essere la testimonianza del nostro insegnamento, del nostro percorso, ma non abbiamo la pretesa, non abbiamo la richiesta di fare come l'affermazione che il nostro percorso, che la nostra ricerca è unica ed è migliore. Noi diciamo sempre che quello che facciamo l'abbiamo fatto per noi. Speriamo e confidiamo, siamo certi che possa essere d'aiuto anche per gli altri. Ma non è necessario, non è fondamentale che gli altri si prendano a modello. Noi chiediamo soltanto alle persone di comprendere che sono delle divinità e che ogni divinità deve agire. Ma non deve agire come il Dio dei monoteisti, con volontà di distruzione. Deve agire nel mondo e per il meglio del mondo, perché agire per il meglio per il mondo significa anche agire per se stessi, perché le divinità del paganesimo vivono a fianco a noi, sono con noi, camminano con noi e non avrebbero mai il desiderio, la follia o la criminalità del Dio cristiano di distruggere il mondo su cui loro devono vivere. Anzi, ogni divinità pagana fa il meglio affinché il mondo in cui vive abbia dei miglioramenti, abbia dei cambiamenti. Al contrario del monoteismo, in cui tutto è distruzione e tutto è negazione, in cui il Dio dei monoteisti può annientare anche i suoi fedeli. Benissimo, perché? Perché nel monoteismo esiste sempre la volontà di distruzione e di negazione dell'umano, ma il monoteismo, affermando la distruzione dell'umano, nega la possibilità di manifestarsi del divino. Ricordiamo anche una cosa. Il monoteismo combatte a tutti i livelli per annientare, per cancellare. E quello che stiamo facendo negli ultimi 2000 anni, o negli ultimi 15 secoli, forse è più corretto dire, è il tentativo di liberarsi dal monoteismo, di liberarsi da tutto quanto quello che il monoteismo crea, quello che il monoteismo distrugge. E noi ancora adesso stiamo combattendo per dei principi che nel paganesimo sono principi tranquilli, assodati, che sono principi liberi. Logicamente il monoteismo farà di tutto per raccontarci che esiste un qualcosa in cui noi siamo costretti a vivere, ma non siamo costretti a vivere in niente di negativo. Se vediamo qualcosa di negativo è perché il monoteismo ha contaminato tutto, ha cancellato tutto, ha tolto alle persone la possibilità di esistere. E diciamo questo non perché guardiamo al passato, perché la criminalità del monoteismo è una criminalità continua. E in tutto il mondo, in qualsiasi parte del mondo, c'è chi combatte contro il monoteismo, combatte più o meno in maniera efficace, in maniera un po' meno riuscita, però c'è qualcuno che dà la sua capacità di combattere il monoteismo e di conseguenza a livello mondiale esiste sempre qualcuno che si sta impegnando per cercare di liberarsi dall'orrore del monoteismo, dall'orrore del Dio unico, dalla criminalità del Dio unico. Non ho qui il ritaglio perché l'ho mandato, però l'ho mandato su internet, perciò lo trovate se uno cerca. Una notizia che ha dell'incredibile. Perché ha dell'incredibile? Perché noi siamo abituati a vedere una cosa, che si parla dei casi di preti pedofili, monoteisti, cristiani, cattolici, soprattutto negli Stati Uniti. In Italia questo scandalo non è ancora avvenuto, non si è ancora manifestato, non ha ancora avuto quel clamore che ne ha in altri paesi. Ultimamente si è avuto notizia che anche le chiese australiane cominciano ad avere grossi problemi con i fatti di pedofilia. Benissimo, è uscita una notiziola che ha dell'incredibile, ma per noi che sappiamo comprendere la realtà del mondo, che in tutto il mondo esiste qualcuno che contro il monoteismo sta combattendo, si sta impegnando, dimostra che le cose stanno cambiando anche a livello planetario. Allora, in Pakistan, un paese islamico, la polizia ha arrestato un mullah per casi e per atti di pedofilia su dei ragazzi. Cioè, in un paese islamico la legge è riuscita a intervenire, a fermare qualcosa. E provate a pensare cosa rappresenta di, chiamiamolo, rivoluzionario o di sconvolgente per quella realtà, il fatto che la polizia, cioè un potere civile, riesca in qualche maniera a fermare la criminalità del monoteismo. Pensate cosa implica questo. Noi abbiamo ricordato sempre, non molto tempo fa, del fatto di un prete islamico pakistano condannato a morte perché aveva diffuso a sue spese un opuscolo in cui negava l'unicità del Dio dei monoteisti. Benissimo, questo ha avuto del coraggio, ha avuto della forza, è riuscito a produrre un qualcosa, ha elaborato una forma di pensiero che è interessante se anche all'interno della realtà islamica, però comincia a comprendere qualcosa, si comincia a intuire cosa riesce a fare. Benissimo, e questo ha cominciato. Bene,
Adesso leggiamo che la polizia pakistana arresta un mullah per pedofilia e questo è positivo. Ma abbiamo anche un'altra dimostrazione, sempre che viene dall'Iran. Allora, per quanto riguarda un fatto abbastanza criminale, allora, in Pakistan un tribunale religioso ordina la violenza sessuale o lo stupro su una ragazza. Questi sono giudici tribali che si rifanno la legge islamica e di conseguenza applicano questo. Benissimo, dopo che questo si è saputo, le autorità civili sono intervenute e hanno arrestato degli elementi di chi ha fatto questa violenza. Ma questo significa appunto che lentamente anche in quella civiltà, in quella società, c'è qualcuno che si comprende quanto sia folle, quanto sia criminale il monoteismo. Ma non pensate che la lotta contro il monoteismo si fermi in paesi che qualcuno può benissimo dire sì, sono islamici. Benissimo, c'è una cosa che penso nessuno abbia riportato e nessuno abbia accennato. È una notizia che ci viene dagli Stati Uniti ed è del primo ed è dei primi giorni di luglio del 2002, cioè primi giorni del 2002. Allora, cosa c'è stato? È uscita una sentenza che dichiara incostituzionale la forma di giuramento under good, cioè sotto Dio, fatta di fedeltà alla bandiera. Una corte costituzionale ha stabilito che non è legittimo dal punto di vista della formula civile fare giurare la fedeltà alla bandiera dicendo sotto la volontà di Dio. È un documento che stabilisce la separazione tra Stato e Chiesa, ma Chiesa intesa nel senso di Chiesa cristiana, perché appunto sono fondamentalisti cristiani. Ora pensate, nel 2002 c'è un paese che viene considerato il paese più avanzato della Terra, il più avanti come tutto, e ancora adesso c'è chi deve combattere, si deve arrivare ai tribunali, alle sentenze, per stabilire che la fedeltà alla propria bandiera non viene dettata sotto la volontà di Dio, ma che è una libera scelta dell'individuo, e che soprattutto se uno compie questo giuramento lo fa per un valore laico. Ed è incredibile. Gli Stati Uniti non sono un paese islamico, non sono un paese del terzo, del quarto mondo, non sono il paese in cui il monoteismo può sembrare così efficiente, così efficace. Eppure nel 2002 negli Stati Uniti bisogna ricorrere ai tribunali per cancellare la forma sotto Dio. D'altronde il Dio dei cristiani si può cancellare in qualsiasi momento, in quanto il Dio dei cristiani non esiste, è puramente menzogna, è puramente affermazione, è puramente fasullo, è soltanto la parola di chi ci dice che esiste che conta, ma il Dio dei cristiani non esiste. Difatti per farlo sparire basta una sentenza di alcuni tribunali. Ma pensate, siamo ancora nel 2002 e negli Stati Uniti c'è chi deve combattere perché una forma di giuramento davanti a Dio venga cancellata dalla legge del proprio Stato. E non è un paese islamico, sono gli Stati Uniti d'America. Che differenza esiste allora tra chi compie questi atti e chi compie queste cose? Cioè nel senso che il giuramento sotto Dio viene applicato negli Stati Uniti ed è una forma di fondamentalismo monoteista di tipo cristiano. Ma voglio ricordare anche un'altra cosa, che è un'informazione appunto che si è avuta, che è la dimostrazione in come un paese che può sembrare così avanzato sia veramente così fermo e così indietro per quanto riguarda le capacità di concepire la libertà delle persone. Allora, negli Stati Uniti tutti sanno che sono esistiti degli scandali finanziari e che persone, migliaia, decine di migliaia di persone sono state rovinate da questi scandali finanziari in quanto ci hanno rimesso la pensione. Esiste un organo di controllo di questo. Voi sapete benissimo quant'è il mercato finanziario degli Stati Uniti. Penso che non ci sia bisogno di spendere parole sull'importanza che ha la borsa negli Stati Uniti, in cui ha la finanza negli Stati Uniti. Benissimo, il Presidente degli Stati Uniti, Bush, ha stanziato 130 milioni di dollari affinché l'ente di controllo della borsa possa svolgere le sue investigazioni in difesa dei risparmiatori, in difesa dei pensionati. E pensate che la situazione delle pensioni americane è ben diversa da quella italiana. Allora, Bush stanzia 130 milioni di dollari per garantire le pensioni alle persone, per evitare gli scandali, per evitare appunto la cancellazione di situazioni economiche e di manifestarsi di situazioni di pericolo, stanzia 130 milioni.
180 milioni per una cosa del genere vuol dire che la cifra è consistente. Benissimo, lo stesso presidente ha stanziato 139 milioni di dollari per una campagna affinché le persone arrivino vergini al matrimonio. E allora, se la più grande piazza finanziaria del mondo, per proteggere se stessa, stanzia 130 milioni di dollari per un organismo di controllo, pensate cosa rappresenta in quel paese stanziare 139 milioni di dollari affinché le persone arrivino vergini al matrimonio. E questo viene fatto soprattutto in base alla logica del monoteismo, alla logica cristiana, cioè vuol dire le persone sono soltanto degli oggetti, sono soltanto misurabili, sono consumabili e qualcuno le può disporre come vuole, le può cancellare, le può utilizzare e di conseguenza benissimo come un gregge lo si può far riprodurre o lo si può macellare, facciamo in maniera tale che con i soldi obblighiamo le persone ad arrivare vergini al matrimonio. È un'assurdità. Eppure nessuno ha protestato. Quanti hanno protestato per le cifre, per la poca cifra, dicono stanziata? Ma la cifra è enorme perché 139 milioni di dollari contro 130 milioni per proteggere i mercati finanziari. Che questo sia un discorso che non sia lontano, ma che sia vicino, lo vediamo anche in Europa. Ultimamente, cosa è successo? C'è stata una polemica fortissima su quali sono le radici dell'Europa. Ricordiamo che le radici d'Europa sono le radici pagane dell'Europa, che soltanto riconnettersi a tutte le mitologie, a tutti i pantheon dei popoli, noi abbiamo le radici d'Europa. Noi sappiamo benissimo che abbiamo il pantheon celtico, quello romano, quello greco, ne abbiamo anche molti altri che hanno contribuito alle radici d'Europa. E che se l'Europa è quello che è, lo è perché appunto ha questi richiami così antichi, così fondamentali, così essenziali, così legati al nostro archetipo. Benissimo, c'è qualcuno che vuole imporre a queste radici una forma che non è sua. Ma dite, vabbè, è la follia del monoteismo cattolico? È la follia del monoteismo cristiano? Non è solo questo. Io leggo dalla Repubblica del 10 luglio del 2002 una dichiarazione. Ciampi, l'Europa ha radici cristiane. Nulla di più falso. Ma provate a pensare cosa significa. Siamo in uno Stato in cui il massimo esponente di prestigio è costretto o sceglie di dire che le radici dell'Europa sono le radici cristiane. Se io come pagano dovessi dire quali sono le radici d'Europa, dico che le radici d'Europa sono i popoli, gli uomini, le culture che hanno fatto questo, che l'hanno fatto per libera scelta, per vivere, per affermarsi, ma non certo perché qualcuno gliel'ha imposto a quel monoteismo. Eppure abbiamo uomini politici nel 2002 che vengono a sostenere che le radici dell'Europa sono le radici cristiane. E lo fanno politici. Ma allora vuol dire che la capacità di percepire la realtà, di concepire le cose, si fa sempre più lontano, che il monoteismo è un anestetico, è un qualcosa che cancella alle persone la possibilità di sentire, di percepire e di vedere. Significa che il monoteismo rende ciechi e di conseguenza il monoteismo è una forma criminale in quanto toglie all'uomo la capacità di essere in contatto e di comprendere il mondo. Sì, Lorena McKennedy dice I dream, io sto sognando, bene, speriamo che i sogni di libertà, i sogni dei pagani di vedere un qualcosa di diverso dalla schiettezza del monoteismo possono diventare realtà e concretezza. Perciò per chi sta sognando e vuole che il suo sogno diventi realtà, l'unica cosa da fare è che si impegni e che lotti per questo e che non deleghi agli altri, perché vediamo che la realtà è sempre difficile e di conseguenza solo con l'impegno concreto noi possiamo decidere la nostra realtà, le nostre scelte, il nostro percorso. Tornavamo appunto al discorso di questo intervento nel momento in cui c'è il dibattito sulle radici d'Europa, in cui un nostro Presidente della Repubblica dice che sono cristiani. Dall'altra parte cosa abbiamo? Abbiamo un qualcuno che lotta per qualcosa di diverso, per i diritti delle persone, perché ricordiamo che i diritti delle persone sono diritti fondamentali, sono diritti essenziali, sono diritti inviolabili. E per fortuna che ad esempio è passato il principio in cui dice che l'aborto è un diritto di tutti, cioè nel senso che sono le persone che devono scegliere se praticare o no l'aborto. L'aborto non è stata un'imposizione. È certe volte una scelta dolorosa, ma è un diritto delle donne il poter scegliere.
Non certo perché il monoteismo impone un qualcosa che è assurdo, un qualcosa che è veramente criminale. Ma d'altronde la caratteristica del monoteismo di imporre qualcosa di assurdo, di criminale, è sempre terrificante. Allora, vogliamo trattare un problema che può rappresentare una spiegazione di quanto sia criminale l'agire del monoteismo. Prima di partire, di venire in radio, ho visto il telegiornale. E hanno mandato un filmato in cui una persona veniva pestata. Veniva pestata perché qualcuno l'aveva chiamato, ma perché avevano chiamato la polizia? Cosa sta facendo questo tipo? Questo tipo era in macchina con una prostituta. Non commetteva nessun reato, non commetteva nessuna violenza. L'unico suo errore è di essere andato con una prostituta vicino a una chiesa. Sai che qua è l'oltraggio. Benissimo. Per questo è stato normale intervenire e pestarlo a sangue. Ma d'altronde noi stiamo, ad esempio, assistendo a una ventata di moralismo anche in Italia, dettata dalla follia del monoteismo. E tutti quanti sanno del discorso dell'Eros Center di Torino. Benissimo. Al di là delle situazioni che possono essere di illegalità o di sfruttamento delle persone, che sono sempre cose da condannare, il fatto che possa esistere qualcuno che usi liberamente il suo corpo diventa motivo per cui le persone devono essere indagate. Se poi esisteva violenza, obbligo o qualche sopraffazione, è giusto che si intervenga. Benissimo. E allora si interviene per fermare delle persone, a quanto sappiamo, che hanno consentito di fare questo. Dall'altra parte abbiamo che i preti e i pedofili, che sono moltissimi in Italia, possono agire tranquillamente. Anzi, i preti e i pedofili possono protestare contro l'immoralità della società, contro il degrado morale della società. Possono fare le loro prediche, possono aizzare le loro pecore a lanciarsi contro l'immoralità, possono dire che è scandalo che si possa vedere del sesso o che ci possa esistere un Eros Center, che è vergognoso che ci sia la prostituzione. Certo lo fanno. E quanti di questi che fanno, sacerdoti che fanno queste prediche sono preti pedofili? E la magistratura trova normale che debba indagare su persone che manifestano in maniera particolare la propria sessualità. Benissimo, sono liberissimi di farlo, non fanno danni. Eppure pensate, quanta cortina fumogena e quante protezioni si sono fatte per impedire che anche in Italia si indaghi sull'attività dei preti pedofili. Ma d'altronde, tutti quanti i monoteismi tendono sempre a fregare le persone. Io voglio ricordare un semplice fatto che è vecchio di 18 anni, che però ha il suo significato. Forse a voi non dirà molto Bhopal. Benissimo, Bhopal, voglio ricordare cosa è stato: ci fu una fuga di gas tossici e velenosi, uccise migliaia di persone, intossicò centinaia di migliaia di persone, le rese ciechi, le creò danni incredibili. Dopo di questa disgrazia, come fu chiamata, che non era una disgrazia, benissimo, arrivò una certa Madre Teresa di Calcutta, prossima santa, e la prima cosa che disse quando arrivò a Bhopal, di fronte a centinaia, a migliaia di persone ferite, condannate per il resto della loro esistenza a soffrire, disse: perdonate. Cavolo, non male, bel comportamento, Madre Teresa di Calcutta, che dovrebbe essere la prima a occuparsi di chi è povero, di chi è in condizioni di povertà, di disagio, a chiedere giustizia, cosa fa? Abbandonate questo. E visto che noi occidentali, nella maggioranza, siamo così stupidi nel seguire il gregge di Madre Teresa di Calcutta, cosa è successo? Che dopo 18 anni dalla strage, cosa succede in India? Bhopal, senza giustizia, nessun delitto, fu solo negligenza. Cioè, nel senso che non ci sono altre responsabilità, sì, delle cose imperdonabili, cioè delle cose perdonabili, delle sciocchezze, delle cose secondarie, e perciò migliaia di persone ferite e deturpate per il resto della vita possono essere cancellate e non ci fu nessun delitto. Ma allora chiediamoci, dopo 18 anni di questo fatto, quanto abbia influenzato la presenza di quella figura, chiamiamola schifosa, per essere buoni, perché se no potrei essere spiegativi, di Madre Teresa di Calcutta, che arriva a Bhopal e dice: perdonate. E provate a pensare cosa significa per la cultura avere personaggi così criminali come Madre Teresa di Calcutta, che di fronte a un'ingiustizia, di fronte a persone uccise, a persone deformate per il resto della loro esistenza, arriva e dice: perdonate.
Perché ci dobbiamo scandalizzare che dopo 18 anni un governo dica non si può fare giustizia a Bhopal, non c'è stato nessun delitto, solo negligenza? E se un governo può fare questo, vuol dire che qualcosa è scattato e qualcuno gli ha fornito questi pretesti, queste scusanti. E ricordiamo che la prima ad arrivare dopo questa tragedia fu Madre Teresa di Calcutta e disse perdonate. Allora, proseguiamo con questo. Beh, do un attimino la scaletta della trasmissione. Verso le 4 manderò un break pubblicitario perché, come sapete, Radio Gamma 5 campa con lo sforzo di tutti, anche degli ascoltatori e anche con i contributi che possono venire dagli ascoltatori. Però, logicamente, bisogna anche trovare i finanziamenti perché Radio Gamma 5 non vive certo per opera dello Spirito Santo e non ha neanche l'otto per mille. Perciò alle 4 farò uno stacco pubblicitario e poi proseguirò ancora un po' su alcune tematiche e poi darò il via alle telefonate. Penso che darò il via alle telefonate verso le 4:10, 4:15. Ricordo i numeri per chi vorrà intervenire che sono 049 700 700 e 049 700 838. Proseguiamo sul discorso della criminalità del monoteismo rispetto alla vita. Ora, abbiamo avuto un recente anniversario, che è stato quello di Maria Goretti. Maria Goretti sappiamo che è stata fatta beata o santa e che appunto è servita e serve anche per accomodare molte situazioni. Allora, il nostro caro Voltigua. Scusate, ma ho detto che non do. Beh, scusate un attimo. Sì, era una telefonata di servizio, di conseguenza non potevo buttarla giù. Se era un cattolico, buttavo giù senza problemi. Torniamo sulle cose. Allora, abbiamo avuto il caso appunto di Maria Goretti, in cui si è fatta molta campagna pubblicitaria, molta informazione. E di conseguenza è stato utilizzato e viene utilizzato. Allora, il nostro caro Voltila ha detto facciamo un appello ai giovani, castità come Maria Goretti. A parte appunto che sappiamo tutte le falsificazioni che ci sono state, perché il libro di Giordano Bruno Guerri, che ha investigato sul caso di Maria Goretti, è stato ristampato una decina d'anni fa ed è sempre attuale perché dimostra l'opera di falsificazione e di menzogna che la Chiesa Cattolica ha utilizzato per edificare questa santa, per creare questa beata. Allora, proseguiamo. E allora, cosa fa il buon caro Voltina? Dice appunto il nostro modello di comportamento e Maria Goretti, cioè nel senso che io consiglierei alle persone di andarsi a rileggere il libro di Giordano Bruno Guerri, Povero Santo, Povero Criminale, in cui fa la controstoria e dimostra come è stata utilizzata Maria Goretti. Ma un'altra cosa fondamentale è anche questa, che come sempre il richiamarsi a Maria Goretti, al di là della realtà storica che si è mostrata falsificata nel monoteismo, significa anche alle persone sempre di essere passive, cioè le persone sono capaci soltanto se vengono macellate, cioè nel senso se non sono capaci di difendersi e soltanto se sono sottoposte a questo. E logicamente si fa sempre l'esempio di persone che di fronte ad ogni evento sono impreparate. Pensiamo appunto al caso di Maria Goretti, una ragazza che viveva in situazioni di estrema povertà, di situazioni veramente di degrado, perché per chi ha letto il libro di Giordano Bruno Guerri ha un'idea di come fosse la sua condizione, in cui nessuno l'ha aiutata, tantomeno la struttura cattolica. Benissimo, che è incapace di affrontare questo. Pensate anche a questo povero criminale che vive anche lui in situazioni di povertà. E poi logicamente la cosa, la realtà è diversa. Le cose che sono avvenute non si sanno perché sono state coperte e solo un libro come quello di Giordano Bruno Guerri butta fuori la verità di questo, viene a demolire la menzogna che è stata utilizzata su Maria Goretti eppure nonostante tutto questo c'è persone come Carlo Guettia che lo danno come esempio ai giovani, anche perché dei giovani in fondo a lui non gli frega assolutamente niente. Ma come sapete, il monoteismo è sempre menzogna, è sempre falsificazione, è sempre cancellazione di ogni cosa. E basta pensare che qualsiasi cosa viene sempre utilizzata. Allora,
Voglio dare una dimostrazione di come venga utilizzata qualsiasi cosa che possa ottenere dalle persone la sottomissione o la paura o l'adesione fideistica. E vorrei parlare della Serratia marcescens. Cos'è la Serratia marcescens? Scusa, marcescens è un microbo che spiega alcune epidemie e il miracolo del sangue nelle ostie. Questo qua è un microbo appunto che, stando alla definizione, che si sviluppa come saprofita dei materiali composti da carboidrati vegetali in decomposizione. Questo microbo è stato anche presente in altri fattori della storia. Allora, questo microbo è la causa del miracolo delle macchie di sangue all'interno delle ostie. Basta pensare che ci fu il famoso fatto di Bolsena, in cui un prete che dubitava della capacità che ci fosse la presenza del sangue, riebbe la fede e la Chiesa proclamò appunto feste enormi perché dava la dimostrazione che le oste sanguinavano. Benissimo, questo microbo che agì a Bolsena nel 1263 su un prete boemo che dubitava di questo e che servì appunto alla Chiesa per inventarsi una nuova festa, era un batterio abbastanza presente, abbastanza comune, e logicamente a chi predica l'ignoranza faceva comodo non sapere che questo microbo esisteva. Ma il nostro, cioè, scusate, è un batterio, che questo batterio non esisteva. E questo batterio si è anche manifestato in qualche altra parte, in qualche altra maniera. Sì, ha avuto molte manifestazioni. E allora, ce n'è una per prima che viene documentata e la leggo. Dice: le prime notizie del nostro batterio ce lo forniscono gli storiografi al seguito di Alessandro il Grande. Nel novembre del 333 a.C. Alessandro cinse d'assedio la città fenicia di Tiro, la cui conquista si rivelò più difficile del previsto. La comparsa di macchie di sangue sul pane atterrì l'esercito del Macedone, che già pensava di togliere l'assedio. Ma il sacerdote, addetto al culto di Demetra, interpretò il presagio come infausto per gli assediati, dato che le macchie erano apparse dentro il pane e non sul pane. Così Alessandro conquistò Tiro in battaglia, che costò la vita a circa 4.000 fenici e a 400 soldati macedoni. Cioè, di fronte a questa manifestazione, in cui abbiamo questo batterio che agisce, i sacerdoti di Demetra non ne fanno un qualcosa di negativo, di terrificante. Lo interpretano e dicono sì, lo interpretano legato a quel momento, legato a quella situazione, legato semplicemente al fatto del momento, cioè dire noi stiamo cinendo d'assedio una città, la stiamo assediando, benissimo, compare delle macchie di sangue sul pane, ma il fatto che le macchie di sangue compaiono al proprio interno del pane e non sull'esterno vuol dire che se la vedranno male chi è all'interno della città. Dare un'interpretazione simbolica, danno un'interpretazione che riconnette, che spiega la cosa, non gli dicono dovete aver paura del Dio che si manifesta così. Non vanno a terrorizzare le persone, non gli vanno a dire ma no, questa è una manifestazione della malvagità di qualcuno, della cattiveria di qualcuno, ma voi dovete avere più fede. No, loro interpretano, è una manifestazione degli dèi, dicono sì, è una manifestazione di Demetra, ma è un presagio, ma è un presagio di questo momento per dire che chi è dentro questa città che noi stiamo assediando verrà conquistato e scorrerà il loro sangue. Basta. I sacerdoti del culto fanno solo questo, cioè danno un'interpretazione del fatto legata al momento, legata alla circostanza. Non prendono questo, non la estraggono dalla loro realtà storica, dal momento che stanno vivendo, e dicono sì, le macchie sul sangue sono un segnale che il nostro assedio sarà fortunoso. Finito lì. Non entra nella mitologia della divinità Demetra questa capacità di inviare messaggi con delle macchie sul sangue. Dall'altra parte abbiamo chi, come i monoteisti, sfrutta una mancanza di igiene, chi sfrutta anche una sciocchezza, anche un batterio, pur di costringere le persone a rimanere dentro il gregge, pur di costringere le persone a credere al Dio dei monoteisti. Cioè, pensate che differenza, che grandezza che c'è di diverso tra i sacerdoti di Demetra che non dicono no, vedete quanto è grande Demetra, vedete quanto è forte, ma avete visto, se voi non avete paura di Demetra, Demetra sicuramente vi distrugge, vi annienta. No, dicono, è un segnale per voi che state combattendo, per dire che conquisterete la città.
e la cosa finisce là. E quasi pochissime mitologie, non le riporta, nessuna mitologia riporta questo come miracolo, come manifestazione della divinità. Viene riportato come un fatto storico, perché il fatto è accaduto. E da qui non si dice che Demetra è grande, perché quando Alessandro assediava la città mandò delle macchine. Ma fu un'interpretazione da parte dei sacerdoti che finiva lì. Dall'altra parte, a Bolsena, nel 1263, servì certamente la Chiesa cattolica, il cristianesimo, per convincere le persone della presenza del corpo di Cristo e del sangue di Cristo dentro l'ostia. Bene, e voglio ricordare che questo fatto che appunto parlavamo di Bolsena, quando ci fu delle richieste, anche vicine nel tempo, parlo del 1950 e del 1978, di analizzare le cose, che sicuramente avrebbero dimostrato che nell'ostia non c'era assolutamente nulla di divino, ma c'era la presenza di un semplice batterio, chi controllava le ostie, chi controllava il tutto, decise di non autorizzare questa analisi. Certo, perché non era importante che si scoprisse la verità, la realtà del fatto. Era importante mantenere questa menzogna e utilizzarla ancora la menzogna per terrorizzare le persone col discorso del sangue di Cristo presente nell'ostia. Quale pagano che si rifà a Demetra ha mai utilizzato l'interpretazione data dal sacerdote del culto di Mitra durante l'assedio di Tiro? Nessuno l'ha mai utilizzata, perché era un fatto storico, in quanto nessuno negava la presenza del batterio. E soprattutto il batterio era soltanto un'interpretazione dei sacerdoti. Dall'altra parte, il monoteismo crea una situazione ben diversa, in cui la menzogna serve per mantenere l'oppressione. Allora, sono già le 4, io mando lo spot pubblicitario e poi darò il via alle telefonate. Sì, allora mentre ero in pausa pubblicità, ho chiamato un'ascoltatrice e mi ha chiesto le coordinate per il libro di Giordano Bruno Guerri, che è Povero Santo, Povero Criminale, Povera Santa, Povero Criminale. La casa editrice della seconda edizione, l'Oscar Mondadori, al limite sulla trasmissione di giovedì prossimo, darò delle migliori coordinate biografiche per quanto riguarda questo tema, anche perché è giusto smascherare nel comportamento concreto quello che fanno i monoteisti pur di fregare le persone. Allora, la pubblicità l'abbiamo fatta, adesso do il via alle telefonate. Il numero per intervenire in diretta è 049 700 700 e 049 700 838. Nella testa delle telefonate, appunto, ricordo che martedì 23 luglio a Marostica ci sarà il 20° incontro di stregoneria, appunto, sull'arte del sognare. Il relatore sarà appunto Claudio Simeoni. Sì, pronto? Pronto? Sì, Ciao. ciao. Sono Claudio, ora Sì. mi sente. Di pure. Guarda, mi piace ascoltarti, no? Sì. Mi piace tutto sentire quello che dici, veramente approvo tutto quanto, però onestamente mi godo i fiori. Sì. Sì, provo a fare manco mandare i fiori in chiesa, fare manco fare la comunione, sarà cosa che viene fuori. Sì, beh, quello che sia difficile, guarda, questo non è un. Cioè, Che beghe io che viene fuori, sì, ma. veramente si discrimina da tutto, capisci? Sì, no, ma Qua c'è un sistema secondo me che combatterlo è molto difficile, è più facile farsi, se non riesci a combatterlo fate un amico, come sempre sentito dire, capito? sì, no, ma combattere va sempre combattuto, logicamente non siamo dei kamikaze, perciò si cerca sempre di trovare una soluzione che possa essere Bravo, la migliore. E, esatto. infatti noi non evitiamo mai le persone di essere kamikaze, perché purtroppo se viviamo all'interno di condizionamenti. C'è chi è più fortunato e chi è meno fortunato. Certo, viviamo una realtà difficile, però bisogna tentare di fare qualcosa. E Sì, però soprattutto. capisci, sei una goccia in un mare, perché tutti quanti alla fine seguono il pecorone là, domenica, capito, che dice quattro palle. Cioè vanno là solo per presenza, comunque gran parte va là per presenza, Sì, capito? ma vedi, il fatto che vadano per presenza sono sempre responsabili della loro sciocchezza, della loro follia. Sicuramente. Sì, l'ignoranza secondo me, ma veramente un'ignoranza forte, Ma d'altronde veramente. quando si parla di fede si parla solo di ignoranza. Ah beh sì, guarda, lì veramente approvo. Ma Bene, boh, dai, sono contento grazie. di averti la linea dai. Grazie mille, Ciao, ciao, ciao. dai, ciao. Certo, appunto, è importante combattere, essere liberi. Certo, bisogna farlo, ma bisogna non farsi bruciare, bisogna essere astuti, bisogna essere intelligenti. Certo, per chi ha dei figli, si trova in una realtà cattolica e cristiana dura, può
rappresentare qualcosa di combattivo. Però l'importante è anche riuscire a dare dei figli dei propri valori, delle proprie dimensioni, bisogna dare anche ai figli la capacità di comprendere le cose. Più informazioni si danno ai bambini e meglio è, più sinceri si è e meglio è, cioè nel senso che nascondere le cose è sempre la cosa peggiore che si possa fare, perché i bambini hanno un'intelligenza molto forte, molto concreta, molto immediata, percepiscono subito la falsità delle persone, perciò è fondamentale sempre essere sinceri con loro. Certo, non tutte le battaglie si possono vincere, però l'importante è combatterle. Sì, pronto? Francesco, ciao, sì, ciao. Marco. Senti, a proposito hai nominato Santa Maria Goretti, no? Sì. Sei andato a spero al pellegrinaggio, sì? Mi spiace per te, ma mi manca, farò di tutto, dai. Sta attento. Dimmi. Ma tutti quei bambini violentati dai preti pedofili, sì, e quelli non pensano mai di metterli sugli altari anche prima di fare i processi canonici. No, perché voglio dire, si preoccupano sempre tutti solo dei preti pedofili, ma violentare un bambino, si può pesare il male che si fa a una creatura così? Assolutamente no. Ecco, non so, voglio dire, adesso va bene, recuperiamo sti preti, hanno detto addirittura di metterli sotto terapia sia psichiatrica o psicologica e anche medica, no? Sì, ma quindi ti do una dunque, guarda, la terapia per un prete pedofilo come minimo costa 700.000 lire al giorno. Ma perché? No, io ho visto dei dati. Ah, hanno già stabilito? Sì, hanno già un tarifario, scherzi. Addirittura? Sì, hanno già un tarifario e il costo minimo sono 700.000 lire al giorno. Scusa, una volta recuperato un prete pedofilo, sul mercato quanto vale? Chi lo vuole? No, ma non è che è stato di recuperarlo. No. È stato di insegnargli di non farsi beccare la seconda volta. Ah, ho capito. sì, insomma, almeno li hanno buttati via per qualcosa, sti soldi. Sì. No, voglio dire, ma quando loro per esempio fanno le prediche, no? Ma non pensano mai di prima di pulire dentro casa, no? Ma di no, vedi, Marco, tu hai una deformazione. Ce l'ho, sì. Cioè nel senso che tu pensi che esista un messaggio cristiano buono e di preti cattivi, ma non c'è niente di messaggio nel cristianesimo che sia buono, è tutta criminalità. Cioè non esiste un Gesù Cristo buono. Il prete pedofilo che va a stuprare i bambini lo fa perché glielo ha insegnato Gesù Cristo. Ma lo farà perché è malato? No, anche Gesù Cristo era malato. E loro sono contagiati. E allora tutti gli ammalati avanti a fare i preti. Sta attento, l'altro giorno sentivo un prete dire che di un suo collega prete che due giorni prima di morire è stato visitato da una persona. Bene, questo prete ha detto a questa persona, mi ha colpito la frase che ha riportato, sì, ha detto, quindi due giorni prima di morire, io dice, ho scambiato, te lo dico come me la ricordo, ho scambiato la fede per la buona salute, o meglio, credevo che la fede fosse la buona salute, cioè lui finché è stato bene, lui credeva in Dio, predicava, insegnava, ha dato buon esempio a tutti. Quando si è ammalato ha capito che, insomma, gli è crollato il palco. Sì. Mi ha colpito sta cosa qua, perché dico, ma se un prete che ha studiato 5 anni di teologia, no, ma vedi, che gli hanno insegnato, scusa Francesco, sì. Che gli hanno insegnato il dritto e il rovescio della sua medaglia, tra virgolette, no? Come fa questo prete per una vita a credere che la fede è solo tutto ciò che funziona bene nella vita, che è solo salute? Cioè, voglio dire, mi ha presentato uno spaccato, sì, attraverso un prete di qualche cosa che all'interno della Chiesa ci può essere diffusa in tantissime esperienze di religiosi. Cioè, anche loro, indirettamente, ritengono che tutto ciò che funziona, tutto ciò che va bene, sai, quando ti dicono, ma come fai a non credere in Dio quando vedi un bel panorama, quando vedi un tramonto, quando vedi, non so, gli uccellini che vanno nella pozza lì, magari, non so, nel ruscelletto a bere l'acqua, o alla mattina la rugiada che, no, sui fiori sembra la perla. E perché gli uccelli non credono in Dio? ma loro non hanno bisogno, ma allora dicono, ma sta gente qua che fede ha insegnato? Che cosa ha insegnato sta gente qua per tanti anni? Perché dico, e quando c'è un terremoto, o quando c'è un'eruzione vulcanica, o quando, non so, c'è un diluvio, un mezzo diluvio universale, che vedi, insomma,
e le strade diventano fiumi e si portano via case, macchine, bambini, donne, e di solito, guarda, sempre magari colpiscono territori dove già c'è malattie, povertà, sì, e fame. Voglio dire, questo me lo sapete spiegare, teologi, voi che avete studiato il Dio buono e non avete imparato niente del Dio cattivo? Cioè, cos'è questa? Questa è opera del maligno, allora, voglio dire. No, per ma... loro cos'è questa? No, ma allora vedi, ti voglio rispondere per telefono o sì, per sì, radio? Perché è talmente disarmante, no? No, loro, ma vedi, che il loro problema, allora, i teologi per allora, spiegare che cosa? Che è talmente disarmante e semplice. No, loro. Vedi, ma la loro teologia serve soltanto, il loro studio serve soltanto per drogarsi, cioè nel senso che serve proprio per andare in overdose, in cui vede le cose, vede le allucinazioni, cioè d'altronde non c'è nessuna differenza tra chi si droga con della droga fisica e chi si droga col cristianesimo, col monoteismo, perché alla fine vede sempre una realtà che è fasulla, cioè nel senso che bisogna cancellare la propria coscienza, la propria capacità di percepire le cose. Certo che quando loro si trovano per qualsiasi evento o per qualsiasi situazione di fronte a questa realtà ne rimangono male, perché si rendono conto che alla fine si sono sempre mentiti per tutta l'esistenza. Nel momento in cui si scoprono che si sono mentiti, sanno che sono dei falliti e sono condannati per sempre. Oh. Cioè nel senso che hanno sprecato la loro esistenza e non hanno più nessuna possibilità. E logicamente, sai, ci sono delle persone che si ingannano, ma non puoi ingannarti fino alla morte. E quando sei vicino alla morte ti accorgi che ti sei ingannato, che ti sei drogato, che hai falsificato la tua vista. Ma quando ti accorgi della realtà scopri di aver fallito la tua esistenza, e questo per una persona è tragica, perché sa che è la fine completa. Vedi, mi sarebbe piaciuto sapere la risposta anche del prete che due giorni prima di morire ha capito che lui non aveva capito niente della fede. Mi sarebbe piaciuto vedere cosa è riuscito a elaborare in due giorni prima di morire, che tipo nuovo di fede, con che concetto? No, non poteva elaborare niente, poteva soltanto constatare il suo fallimento esistenziale, basta. Sai, di fronte al fallimento della propria esistenza siamo sempre in un fattore di tragico che è incredibile, insomma. Francesco, una cosa per te, sì. Lascio. Il 9 ottobre del 63, io avevo 10 anni, sì. è caduta, insomma, la diga del Vajont, è straripato, insomma, sono morti 2000 persone, Longarone, sì, è sparita completamente. Mi ricordo a quel tempo, non credo fosse in chiesa il prete che ha fatto una predica dicendo, vedete, dice, probabilmente quello è stato anche un castigo di Dio, perché Longarone era una cittadina, tra virgolette, insomma, dove, sai, era un po' moderna Longarone, la chiamavano la piccola Milano, come dice, sì, e lì sembra che insomma la gente bestemmiasse un po' di più del solito, magari avesse anche rapporti sessuali fuori da... E mi ricordo che mia madre diceva, ma sono stati castigati perché erano gente immorale. Voglio dire, spero che questo tipo di mentalità che ha diffuso il cristianesimo si rendano conto quanto ingiusta è, quanto sbagliata è, insomma. E quindi, vabbè, sì, ciao, ti ciao, saluto. Sì. Ciao. Beh, vedi, sai, la volontà sempre di raccontare palle, di giustificare come un qualcosa che interviene di Dio, è sempre la volontà di creare terrore, di creare paura. Logicamente queste cose succedono perché si è incapace di osservare la realtà. Penso che chi ha visto lo spettacolo di Marco Paolini abbia dato una dimostrazione di cosa significa essere insensibili all'ambiente, essere insensibili ed essere irresponsabili. E questa è la dimostrazione più concreta, cioè nel momento in cui noi non ci sentiamo responsabili e non siamo responsabili, qualsiasi tragedia può succedere. E chi appunto si affida al monoteismo può creare solo tragedie. Sì, pronto? Gesù avrebbe insegnato a stupare bambini. Benissimo, avete avuto la dimostrazione delle impossibilità delle persone di fare questo, cioè di comprendere che quando vengono messi di fronte alla realtà delle cose in cui un Gesù Cristo è un criminale, è un perverso, è un malato, è veramente un elemento pericoloso per la vita, ne sono talmente sconvolte, talmente ne soffrono, che diventano aggressive perché devono proteggere questo criminale, ma questo criminale è appunto, ha soltanto i suoi sudditi, soltanto i suoi schiavi che lo possono difendere, perché lui non si può difendere in quanto non è mai esistito. Però chi ha utilizzato la sua invenzione, la sua menzogna, la utilizza per ripercorrere sempre nuove vie di distruzione. Sì, e di conseguenza questo lo fanno normalmente, cioè nel senso che le persone una volta che si sono sottomesse, che si sono rassegnate, che si sono convertite rendendo nel cristianesimo o in ogni monoteismo, hanno sempre questo atteggiamento di intolleranza verso gli altri e soprattutto pretendono dagli altri la sottomissione. Sì, pronto? Gesù è...
Allora, ora vedete, questi difensori fide riempiono il loro vuoto esistenziale, la loro incapacità di vivere, facendo sempre testimonianza oscena della loro fede. Sì, pronto? Ciao, sono Maria Clara. Sì, ciao. È da pochissimo, però tu devi rispettare anche gli altri. Cioè, io non credo che sia un'utopia credere in Cristo, perché è una persona che ha realizzato tutto quello che per noi è impossibile. Cristo non ha realizzato niente. Storicamente... Storicamente non è mai esistito, il suo racconto è solo un insieme di panzane. Scusa, è la baggianata che dici te? È storici, è una documentazione. Non esiste nessuno. Non esiste nessuna. Non esiste nessuna documentazione. Non esiste nessuna documentazione storica sulla vita di Gesù Cristo. È soltanto opera della propaganda. Che poi ognuno ci abbia creato su un Gesù Cristo non è mai esistito, è solo un insieme di panzane. Questa è una baggianata che dice se nessuno in terra è assoluto. Bene, se tu vuoi che io sia assoluto, io ti rispondo in maniera assoluta che Gesù Cristo non è mai esistito. Ma io non voglio mica prendermela con te, perché se ci credi, se hai anche tu le tue restrizioni, come che hanno tutti. Scusate. Qual è la restrizione maggiore di una persona del genere che si arrabbia per il fatto che io nego l'esistenza di Gesù Cristo? Che ti dà subito che sei ristretto. Lei è così ampia, è così larga, è così potente, è così capace che deve dire tu perché fai questa affermazione sei ristretta. Ma vedete la miseria del cristianesimo a cosa porta? Sì, pronto? Lì va bene. Benissimo, vedete, i cristiani stanno qui soltanto a difendere come dei mastini, come dei cardi da guardia, un criminale che da solo non si può difendere. Il problema è che queste persone in questo momento possono soltanto disturbare questa trasmissione, ma queste persone, la loro volontà sarebbe quella di annientare il mondo. Sì, pronto? Sì? Ciao. Bene, ciao. Dimmi tutto. Ah, saperla, femmina mia prima è vergine a 60 passani. Che bastardo che sono. E casomai dopo ti metteremo in contatto con lei, così potrei... Lei è un problema che si può rimediare. Ti sacrifichi per la Radiogramma 5, dai, fai. ti faremo il beato martire di Radiogramma 5. Beato la libidine. Esatto. ascolta. Ma è piaciuta una cifra CD che te metteva prima? Chi ero? Quale? Quella che stavi sentendo prima? Questa qua dici? Sì, una tosa l'era. Questa? Questa che è sotto? Noi canta. No, aspetta che... Sì, bravo. Allora, questa qua è Lorena McKennitt, non so se la conosci. No. Ma è famosissima, lei si occupa praticamente... Sì, a mia radio non li ascolta tanto. No, lei si occupa soprattutto di musica celtica. Questo si chiama Winter Garden, cioè un giardino in inverno. E lei, questa qua, se non sbaglio, è il suo tentativo di fusione tra la musica celtica e la musica araba. E comunque lei è abbastanza famosa nell'ambito della musica celtica. Lei è serie irlandese? Cosa? Irlandese ora? Irlandese, sì, ma tieni conto che questo qua è un pezzo molto vecchio, tieni conto che questo è un pezzo ancora che risale al 95, Ma ho cate in giro se va in cerca. Sì, se tu chiedi Lorena McKennitt, cioè almeno nell'ambito celtico è molto molto famosa, nel Lorena senso. Lorena McKennitt? Sì, ha fatto proprio, io ho quasi tutti i suoi CD, ti dico, sono molto molto belli, nel senso che ha anche una capacità vocale non da poco. Si sente, cavolo, ma se noi qua non passa nei circuiti commerciali? No, assolutamente, nel senso che ti puoi immaginare, se tu passi Viva Maria, sì, sicuramente passa. No, è la verità, insomma, sì, vera. Cioè, prendi esempio Renato Zero, che fino a un certo punto ha fatto canzoni di un certo tipo, quando ha cominciato a fare le canzoni per la Madonna è arrivato dappertutto. È vero, Luca. Che prima era impresentabile, perché insomma sai... Sì, era un personaggio, quando che iniziato a sentirmi era quando che fai la conversione. Esatto. Mamma mia, quel problema da qualche CD in P. Sì, e tieni conto che prima, ad esempio, lei ha tanto un look, un testi che potevano essere non presentabili, nel momento in cui ha fatto atto di sottomissione, sì. Ha fatto atto di... come Franco Battiato. Dai. Franco Battiato, sai, lui ha fatto la canzone Ti vengo a cercare.
E è andato a cantare due volte per il Papa. Ma è sull'ultimo CD? No, non è ancora un pezzo, ancora vecchiotto. A lui addirittura gli hanno fatto cantare due volte, ad esempio, e quando è andato a cantare per il Papa e ti vengo a cercare, si è fermato perché tu all'improvviso ho compreso un'altra dimensione della canzone. Beh, vera, Cioè, ragazzi, è una roba più innovativa negli primi anni 70. Esatto, sì. Cioè, a parte lui che ha fatto quella musica industriale. Però nel momento in cui ha accettato il Dio dei cristiani è diventato subito, cioè, più che il Dio dei cristiani, il Papa è diventato subito, insomma, prendi Bob Dylan. Ah, è porco Giuda. Cioè, nel senso che anche quello si è fatto cattolico, è andato a cantare il Festival della Gioventù, giù mezzo miliardo, insomma, per quattro canzoni. Sì, va bene che là parli e cantea contro la guerra, ma sì, aveva interessi nei multinazionali, cioè l'investiva in borsa nelle aziende delle F-Army. Sì. Per cui, ma siete seri appassionati o della musica? Te conosce? Beh, diciamo, io c'è musica abbastanza alternativa, insomma, cioè nel senso che non roba molto commerciale. Ascolto però rock progressivo? No, poco. Beh, diciamo, parlando di musica, a me piace Klaus Schulze, l'hai mai sentito? Tangerine Dream, cioè la musica cosmica o la musica ambient. Cioè, tutta la tastiera? Sì, è tutta elettronica, ad esempio. Però, cioè, io sono mi piacciono anche i canti gregoriani, tanto per dire, insomma. Mm-hmm. Cioè, i canti gregoriani mi piacciono, cioè, sono cose abbastanza eterogenee, insomma. Ho capito. Comunque, se vuoi, guarda, io manderò, casomai, manderò anche sulla difesa civica e sul paganesimo un accenno a Lorena McKennedy, così hai un'idea di chi è sta cantante, insomma. Andrò in segreto come qualche CD. Sì, no, ma infatti, ad esempio, ha fatto anche l'album The Visit, che ha delle sonorità che sono bellissime, insomma, cioè, nel senso. Sì, ho sentito proprio molte. Proprio la ciappia. Bene? Bon, come ben. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Sei pronto? Pronto? Sì, beh, dopo la nostra chiacchierata appunto sulla musica, tanto per sforzare anche un po' i toni di attacco dei monoteisti. Sì, pronto? Allora, appunto, una cosa che è fondamentale sempre ricordare e che dimostra proprio la follia del monoteismo è la loro volontà che tu ti debba sottomettere, che tu debba accettare il loro Dio, la loro criminalità, la loro predicazione. Il fatto che tu metta... Io non trovo nessun problema con uno che mi nega l'esistenza di Zeus. Può benissimo farlo perché non lo può cancellare. Io non mi pongo nei problemi verso gli storici delle religioni che fanno delle critiche terrificanti a certe mitologie. Per questo non mi tocca, perché io preferisco vivere, io vivo, di conseguenza sono capace di agire con il mondo. Questi monoteisti che hanno solo il racconto si difendono in maniera oscena rispetto alla realtà e di conseguenza chiedono la sottomissione verso il Dio dei cristiani. Benissimo, allora di conseguenza io invito sempre a essere liberi, a essere indipendenti. Io purtroppo non ho più tempo perché la Manuela è già arrivata. Mando la sigla e ci risentiamo dalle 19 alle 20. Ciao a tutti.